Incredibilmente il Pivox oggi ha deciso di dare forfè e non venire a lavorare senza avvertire. Cioè, la cosa, ragazzi, è andata così. Io arrivo, oggi è 11 e mezza, lo posso ammettere, ma la sorpresa comoda, lo posso dire. Arrivo a 6 Pivox, sapevo che c'era pure il Pivox. Non Ma c'è. no, no, non c'è. Ma ti ha avvisato? No. Minchia, cominciamo bene, ho Minchia, cominciamo pensato. bene, ho pensato. Assurdo. Minchia, Cioè, no, primo niente. giorno di lavoro, lettere richiamo stagista Subito, a subito. ostaggista. Così Subito. è. Richiamo subito. Capito, ragazzi? Vabbè, dai, facciamo quello che dobbiamo fare. Eccoci tornati, ragazzi, Sì, buongiorno a tutti. oh, te lo metti in piedi almeno, che sei vedi. Allora, aspetta, me la sciarpa, sennò poi dico che è brutta. C'ho pure la maglietta. Che c'entra Non niente. c'entra niente, chiudevo. No, vabbè, aspetta, Ma c'è aprivo. lo CZ, dai. Devo fare un buco qua. Dov'è? Un buco qua e fa. Vai. Allora, abbiamo cambiato posizione, io Oggi sono passato a c'ho avuto destra. un'idea favolosa oggi, ragazzi. Ho detto, ma scusate, ma facciamo sempre video sulle novità, ma famo pure un po' di roba vecchia, no? Quindi, come è Sì. andata la questione, ho detto oggi facciamo un video così. Prendiamo un calcinaccio questo c'ha 8 anni, è del 2009, questo Mamma mia, Maxtor, mamma disco che avete avuto penso tutti, prima che Maxtor fosse acquisita la Seagate. Questo è un disco del 2009, classico SATA 2 che avete avuto più o meno, credo, tutti. Tutti. Ok, ma nessuno credo l'abbia mai fatto, comunque non ho visto test specifici. Quanto cambia tra questo è un SSD moderno e soprattutto quanto cambia su un computer vecchio e quanto cambia su un computer nuovo? Quindi Quindi andremo. conviene o non conviene? Sicuramente sì, ma di Sicuramente conviene, quanto? di Di quanto? quanto. Cioè, di quanto conviene se ho un computer Ma vecchio non è metterci un tanto. SSD? La domanda non è tanto quanto conviene, la domanda è quanto incrementano le mie prestazioni montando un SSD? Faremo il test su una scheda madre che non dispone, che ad oggi è una fortuna averla, di prese SATA SATA 3G. 3G. E quindi andremo a montarle sulle vecchie prese SATA, diciamo le famigerate SATA 2, e poi le andremo a montare e testare su una scheda madre di ultima generazione, quindi Gabby Lake, la B250, quindi che comunque ormai ha tutte SATA 6G o SATA 3G, come le volete chiamare, Sì, di la cosa rotazione. secondo me è anche abbastanza attuale perché adesso i prezzi dei dischi, come avrete notato, sono saliti specialmente 120 e 240. Quindi molte persone che sono venute a fare il computer da noi hanno rinunciato, nonostante fosse un computer nuovo, all'SSD. Hanno detto per adesso ci metto il vecchio hard disk. Allora, il PC che utilizzeremo è questo, che Il nostro bel non è calcinaccio. un granché, ve lo faccio vedere, Allora, non è un granché. aspetta, no, vabbè, no, così va No, bene, vabbè, non è un tanto granché, non ha la cosa bisogno di qual è? Questo presentazioni. è un PC che noi utilizziamo ovviamente per i test qui in laboratorio, quindi È il famoso muletto. è un i5 di vecchia generazione, un 3550 con una scheda madre H61 ASRock fascia bassa. Questo lo utilizziamo per testare RAM, schede video a Sì, volo, proprio tipo dischi, le questo è il RAM, la classico butta PC dentro. che abbiamo sempre aperto. Sì, però E oh, intanto. provami questo, ste. Oh, però intanto, ragazzi, cioè questo qui c'è un case, Lion Lee, c'è cioè, chi conosce, questo è alluminio, cioè Penso un po' che lo leggero. conoscono Vabbè, all'inizio, Lion però. Lee comunque è un case ultra, è una marca che fa case ultra sottili, leggeri, eccetera, eccetera. Però, vabbè. Particolare, non per tutti, molto costoso. Sì, è il nostro muletto, quindi su questo, cioè, adesso non ci criticate il PC, non ci viene a dire, ah, ma voi potete usare una Z, no. Ok, dobbiamo fare un Giusto. test su una presa SATA vecchio stile e poi andremo a farlo su una nuova. Diciamo, ci Ok. basiamo sull'utilizzo L'altro PC comune. quale sarà? Sarà questo favoloso Easy PC Home, PC che noi Laggiù in proponiamo. fondo? No, dico laggiù in fondo Sì, indicavo questo, i. vabbè, l'abbiamo montato adesso, questo è un PC che vendiamo abitualmente, che costa Beh, più o meno. 589, è un classico i5 da ufficio, 8 GB di RAM, scheda video dedicata, ma comunque fascia bassa, insomma non è un PC per gaming, è un PC con un i5, 8 GB di RAM che nasce senza Sì, SSD. questo nasce col disco meccanico. Allora, eccoci arrivati sul nostro bel programmino, Aya System Test, programma gratuito che si può scaricare appunto da internet in maniera free. È molto semplice come programma, è molto basilare, quindi consente semplicemente di startare un test di scrittura e lettura e gli possiamo dire la misura del file La misura che è investito. che. La misura, il volume del file che andrà a scrivere. In questo caso il buon Fabio ha impostato 1 giga e secondo me conviene impostarlo, cioè ok, con 1 giga abbiamo visto che questo scrive a 250 megabyte per secondo e legge a 263.
Ok, questo vediamo se sai perché. Questo qui è il disco meccanico? No. Questo è l'SSD? Questo è cappato purtroppo dal SATA 2. Ci ha saturato il controller. Il controller è quello, SATA 2 arriva a questo qui. Proviamo a fare un test con 4 giga che ci metterà qualche secondo in più e modifica la risoluzione mettendola questa qui, questa voce qui, bravissimo. Metti il massimo, è 5000 per 2007 5K, da lì non si vede, è tipo mezzo buggato questa cosa, però vabbè, comunque è quella lì, come vedete. E in questo modo andremo a mettere un file più grosso e uno che richiede comunque sia una compressione maggiore. Lo so, perché uno là? Perché comunque sia, almeno metti, è come quando metti su un test video Extreme, distruggi. E vediamo a quanto arriva. Bene, come vediamo sta a tipo al cap, tipo il limitatore della moto, della macchina. Come vedete oscilla intorno ai 250, si vede che potrebbe dare di più, ma non lo dà. Ma non lo dà perché il controller dice buono buono, più di questo non ce la faccio. Come vediamo in lettura vorrebbe ma non può. Poi sotto abbiamo il grafico, se clicchi su quell'iconcina, quindi questo programma per chi non lo conoscesse, cioè quell'iconcina che adesso che finisce, come vedete, Disk Writes, attenzione, te l'ho letto bene la pronuncia. Se ci fai il doppio clic sopra, sulla schermata in basso a sinistra, come potete vedere, c'è il grafico che ci mostra i picchi del file e la linea verde, il file come viene indicato. Quello rosso sono i picchi della scrittura. Come vedete c'ha un continuo ma regolare picco verso il basso, perché è come se il controller gli dasse un colpo per rallentarlo. Questo invece è il test. No, no, è sempre lo stesso. È sempre sullo stesso. Diciamo che ok. Sto a perdere tempo, ma andavate a perdere tempo. Ah, va bene, va bene. Invece, vabbè. Fa 2,50 a 2,60. Sì, è quello lì, si vediamo. Abbiamo distrutto il controller del SATA. Il controller del SATA 2, ok. Proviamo a vederlo su un disco meccanico, quello da 1 tera. Ok, quindi adesso andremo a switchare sulla lettera G, sì, esatto, la lettera G, e vediamo sempre la stessa misura, la stessa impostazione, vediamo cosa esce fuori. Ah, vediamo che comunque non riesce completamente a cappare. Aspetta, fallo finire. No, finissimo. Non è che fallo finire, quello non è che va in decollo, come vedi. Ma sta a 105, vedi, no, è già morto, 105 è arrivato, ragazzi. Diciamo che comunque su un controller SATA 2 l'SSD vi offre almeno 150 MB di scrittura in più rispetto a un disco meccanico. Ricordiamo che questo SSD è un disco CZ TL100, quindi serie tra virgolette sempre economica, quindi è un SSD sì, entry level, che legge e scrive a poco più di 500 mega al secondo, che oggi sembrano pochi, lo standard però, però è lo standard. Ha un costo, al momento in cui stiamo facendo questo video, questo SSD ha un costo di 90 euro circa, sì, quindi circa ancora 90. È, diciamo, abbordabile rispetto anche alla concorrenza. Prodotto da Toshiba, ovviamente, che poi ha rilevato, come sapete, OCZ, quindi i chip sono proprietari Toshiba, la qualità è ottima. Toshiba e è un peccato, ecco, utilizzarlo su una macchina del genere, però come vedete c'è un boost prestazionale di più del 100% anche su un controller SATA 2. Esatto. Come vedete il disco meccanico, anche se comunque ha ben 8 anni? Questo ha 8 anni. Un disco meccanico di 8 anni, magari uno più recente sicuramente sfoggerebbe, che adesso lo possiamo anche testare. Possiamo provare su quando switcheremo sull'altro computer, potremmo andare poi a vedere anche un disco più recente. Ok, abbiamo rimosso il nostro muletto, adesso andiamo a provare sul PC più recente. Dimmi cosa ne pensi di quello che hai visto fino adesso. Penso che il disco meccanico è in netta difficoltà rispetto all'SSD, perché già è arrivato al suo limite su un chip SATA 2, quindi un chip bello vecchiotto. Adesso ti faccio una domanda. Dimmi. Un disco meccanico SATA 2 di quasi 10 anni fa su un SATA 3 di oggi, sì, avrà secondo te qualche beneficio? Secondo me sì, ma sarà quasi impercettibile. Cioè è il SATA 3 di fatto che dimostrerà di gestire i dati più velocemente sia in scrittura che in lettura, perché più o meno, anche se lui arrivava al cap, al limite, secondo me c'è un flusso di dati diverso proprio come ha gestito come velocità. Quindi secondo me non sarà 105 MB al secondo, magari sarà 115, non sarà, certo, incredibile, però ci sarà un piccolo boost, potrebbe essere, un piccolo miglioramento, almeno ci spero. Poi andiamo a vedere. Bene, cosa ne pensi di questo test?
Guarda, penso che sinceramente, come vedi, in realtà questo succede con tutti gli SSD, non solo con questo, quello che dichiarano non è mai quello che poi si ha sul campo, nel senso che loro dicono 5,50 è lettura, 5,30 è scrittura, è una velocità non teorica, però è la velocità massima che può raggiungere. Poi, come vedi, quando lo vai a testare su magari su questo controller, poi magari su altri va meglio, molto meglio. Comunque sì, è 5,20, 4,50. Bene, il meccanico, questo è il meccanico che abbiamo testato prima, purtroppo mi smentisce, perché 105 era e 105 è io rimasto. speravo che il SATA 3 gli desse un boost, almeno un minimo di quei 10 mega che dice ok, lo gestisce meglio, lo manda leggermente meglio, invece questo qui mi smentisce, ci fa capire che un disco di 8 anni fa su un chip SATA 2 Te lo stoppa proprio. già era cappato così e rimane cappato così purtroppo, quindi anche C'hai questo montando. tono un po' mesto, come se ci sei rimasto Sì, male. perché speravo, confidavo nel SATA 3, avevo un po' più di fiducia, speravo che desse quel piccolo boost che ci rincuorava, no? Dicendo vabbè, magari il mio è montato su un chip migliore. No. Però abbiamo cambiato chip, siamo passati da un chip comunque di 6-7 anni fa a un chip di adesso e Sì, vi purtroppo. ricordiamo questo è un V250, quindi Quindi. niente di eccezionale, ma comunque. No, ma il lavoro che fa sulle porte SATA è lo stesso che farebbe su una Certo. scheda madre anche di fascia superiore, quindi più o meno sappiamo che chi ha un Poi disco vecchio. per riallacciarsi al discorso di prima, come mi diceva Stefano a microfoni spenti, del resto il limite dei 500 mega, 550 al secondo, poi è il motivo per cui sono nati i dischi M2. Sì, dischi M2 che sfruttando le linee PCI Express, appunto, non sfruttando le linee PCI non hanno più quel limite, il cap che gli dà il SATA, che purtroppo rimane un po' inchiodato, che andrebbe un po' aggiornato, cioè dovrebbero uscire i SATA 4 che Ok, dovrebbero uscire fino a 1 gigabit. adesso, visto che ce l'abbiamo, non era previsto, però direi lo facciamo, proviamo il disco C, cioè il disco C di questa macchina è un Western Digital da 1 TB, classico WD10 Blue EZX, che quindi è SATA 6G nativo, attaccato sul controller SATA 6G, vediamo quanto cambia. Vediamo quanto va meglio. Ah, attenzione, oh, parecchio. Questo È una è. chiacchiera, No, vabbè, ho comunque. capito. Però comunque sì, è vero che stiamo parlando di differenze di dischi che si passano 7-8 anni, però è Sì. anche vero che alla lunga comunque spostare 60 mega, 55 mega al secondo più veloce rispetto al suo Sì, antenato non è è comunque male. un disco SATA 3G, possiamo dire su un controller di oggi, è un 50% più veloce. Sì. Anzi, attenzione, in scrittura anche forse, in lettura anche forse qualcosa in più. Qualcosa in più riesce a offrire? È circa un 60% buoni, Sì. Questo migliore rispetto. si può fare riferimento a chi quando viene da noi o pensa di sfruttare un vecchio hard disk di un vecchio computer, comunque ecco, avete un po' la risposta, sapete quanto andate a perdere. Senza contare poi anche la perdita, cioè anche il fatto della rumorosità, cioè un disco nuovo quando si va a chiamare in causa gratta di meno, è meno rumoroso a livello di rotazione, quindi si sente molto meno. Disco vecchio noi lo sentiamo, magari qui non si percepisce, però comunque ha un ronzio di sottofondo di Quando rotazione accede lo maggiore. senti che accede, fa tot tot tot. Tipo chi conosce, chi è un po', insomma, chi ha qualche annetto come noi, si Sì, ricorderà siamo sicuramente vecchi, dei però. vecchi. Sta a dire che siamo vecchi, Sì, siamo vabbè. dire che siamo vecchi, si ricorderà il vecchio Raptor, il disco più veloce fino all'uscita degli SSD, che il disco girava a 10.000 giri e quindi si sentiva proprio il tra 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 che faceva quando leggeva. Quindi il disco vecchio più o meno, un disco di 7-8 anni fa, lo fa. Ok, quindi conclusioni finali. A che conclusione giungiamo? Allora, Giungiamo. conclusione finale che giungo Allora, io se avete un personale. computer vecchio, io direi, anche se avete un controller SATA 2 e volete dargli una bella spinta piuttosto che comprare un disco SATA 3, comprate un Un SSD. SSD, certo. L'SSD non lo sfrutterete appieno, ma comunque sia, 250 mega al secondo Sono meglio di 105. vi satura completamente il controller, quindi è il massimo a cui ottenere questo. Sicuramente vale anche per i portatili, un portatile del 2009, 2010, 2011 con controller SATA 2, ci montate sopra un SSD e avete un boost prestazionale di Di parecchio, parecchio. indubbiamente di Seconda parecchio. considerazione è il fatto che quando si acquista un computer nuovo e appunto si compra un SSD, tanta gente dice risfrutto il mio vecchio disco. Ecco, sapete più o meno le differenze
a cui andate incontro scegliendo di tenere il vecchio disco oppure optate per comprarne uno nuovo. Quindi comunque sapete che il disco nuovo, quindi SATA 3 o SATA 6G come lo volete chiamare, va meglio almeno di 55-60 megabyte al secondo, senza considerare la rumorosità e la velocità di rotazione, insomma quanto fa rumore quando gira. Quindi ci sono queste cose che adesso magari le sapete, prima erano più teoriche, perché prima si dice vabbè, ma sicuramente andrà meglio, ecco, così ce l'abbiamo un po' più sulla carta, un po' più precise. Bene, non ci resta che penso salutarci a questo Sì, punto, per stavolta giusto? è tutto. Io vi rimando ovviamente come al solito al nostro sito arduerroma.com, lì trovate tutto il nostro listino. Sì, è il pallino. Non lo Indico, so dove lo metto non qua. lo so, e Te io lo metto? intanto indico a caso, poi Vabbè, trovatelo, su un angolo ci sarà il uscirà un pallino quadrino. in cui potete Due cliccare per bei iscrivervi. video consigliati Ecco, avviciniamoci che facciamo spazio. No, No, allora di qua. Facciamo di così. qua. Facciamo Non spazio. siamo abituati, scusate, l'abbiamo Abbiamo avuto questi due qua. video Questo. consigliati in questo Io punto. questo direi No, che sì. io indico per questo, Vabbè, questo è bellissimo, questo è fate come bellissimo. fate, guardatene un Poi attimo. iscrizione sotto, like, pollicione, iscrizione. Commentate, condividete, ciao.